Scafano, trovata morta accoltellata Anastasia Alashri, ucraina di 23 anni, arrestato a Bologna, l'ex marito accusato di omicidio. Il sindaco Seri auspica che la giustizia sia veloce e severa. Sapere che a Fano si è consumata una tale violenza verso una giovane donna, detto, mi paralizza e sconvolge. Vista tra bande, via Nolfi a Fano, un video mostra la violenza dei colpi sferrati con manganelli o bastoni. Il sindaco convoca un tavolo tecnico con il questore. Dall'Appio di Vallefoglia, oggi l'addio al vigile del fuoco Cinzio Scatassa, domani sera a Monbaroccio la recita del Santo Rosario per Milena, la 14enne morta 4 giorni dopo l'incidente stradale a Pontevallo. Terremoto, proseguono i monitoraggi e le evacuazioni a Pesaro, l'ex ciminiera Molaroni rischia il crollo, chiusa la via e sgomberate 30 persone davanti alla scuola media Olivieri, i genitori in protesta chiedono risposte sulla sicurezza dell'edificio. Maxi operazione antidroga al Miralfiore di Pesaro, scattate 19 misure cautelari di cui 13 arresti in 2 anni, oltre 500 cessioni, fruttavano 800 euro al giorno per ogni push. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli, è stata trovata uccisa a coltellate dopo ore di ricerca la 23enne ucraina di cui non si avevano più notizie da ieri mattina. Il presunto autore dell'omicidio, l'ex marito, è stato bloccato alla stazione di Bologna, l'uomo era già stato denunciato dalla donna per maltrattamento. È stato arrestato alla stazione di Bologna con l'accusa di aver ucciso a coltellate l'ex moglie Anastasia Alashri, 23 anni, fuggita nel marzo scorso dalla guerra in Ucraina. La scomparsa della giovane era stata denunciata da un amico ieri mattina. Dopo l'allarme era scattata una vasta operazione interforze con ricerche proseguite fino all'alba. Forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari del Cibi Club Mattei hanno setacciato la zona dell'aeroporto, dell'Arzile e del canale Albani e sono state visionate le immagini registrate dalle telecamere della città. Poi il tragico epilogo. La ragazza, mamma di un bambino di 2 anni, è stata trovata morta in un campo in località Belgatto con i segni di più coltellate inferte in varie parti del corpo. Il presunto autore, l'ex marito egiziano, è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Bologna e poi arrestato con l'accusa di omicidio. Da quell'uomo, Anastasia aveva manifestato la volontà di separarsi. La situazione era andata deteriorandosi sempre più fino allo scorso 11 novembre, quando la ragazza aveva deciso di rivolgersi ai carabinieri e denunciare le vessazioni a cui suo marito da tempo la sottoponeva. Lei aveva addirittura deciso di abbandonare l'abitazione e di rifugiarsi da un amico e collega di lavoro. Ieri mattina, poi, la 23enne era tornata a casa sua per prelevare gli effetti personali. Qui aveva incontrato l'ex convivente con cui si sarebbe innescato l'ennesimo diverbio. Da quel momento si sono perse le tracce della ragazza, al punto che il suo amico preoccupato ha deciso di denunciare l'accaduto. Sin da subito sono state avviate le attività di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica, che hanno visto impegnati i militari del nucleo investigativo di Pesaro Urbino e della compagnia di Fano, che hanno rintracciato l'ex marito a Bologna. L'uomo, che probabilmente stava tentando di allontanarsi dal territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di maltrattamento in famiglia. L'indagato poi ha deciso di fornire alcuni elementi che hanno consentito intorno alle 4 il ritrovamento del cadavere e di una borsa con indumenti da donna e 2 armi bianche. Alla luce dei nuovi elementi raccolti, la Procura della Repubblica ha emesso immediatamente un decreto di fermo per il reato di omicidio e l'uomo è stato portato nella casa circondariale di Bologna a disposizione del giudice. Inoltre sono stati sequestrati l'abitazione dell'indagato, situata in via Trieste al Lido di Fano, e il veicolo da lui utilizzato, nel quale sono in corso ulteriori accertamenti di natura scientifica. Una notizia che ha sconvolto l'intera comunità. Sulla pagina Facebook del ristorante fanese in cui lavorava Anastasia, all'osteria della Peppa, questa mattina è stata postata una foto della 23enne accompagnata da parole di cordoglio. Lavorava dallo scorso maggio come cameriera nel nostro locale, si legge nel post. La ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Tra le sue più grandi passioni c'era anche la musica. Era infatti diplomata in pianoforte. A confermarcelo la soprano Giovanna Donini, che le aveva impartito lezioni di canto. Anastasia, ci ha raccontato l'insegnante, era una ragazza dolce e carina con una bellissima voce. Voleva ricominciare a cantare. Anastasia aveva trovato a Fano un luogo ideale per incorrere ai propri sogni e coltivare le proprie ambizioni, ha aggiunto il sindaco Massimo Seri. Mentre progettava con speranze ed entusiasmo il futuro, ha aggiunto, è rimasta vittima di un'assurda tragedia.
quanto accaduto ha dell'incredibile e dello spaventoso. Sapere che a Fano si è consumata una tale inaudita violenza verso una giovane donna mi paralizza e sconvolge e, come me, è segnata un'intera comunità che fa del sostegno e del rispetto reciproco i propri principi. Purtroppo non c'è tregua alla lista di femminicidi che stanno investendo i nostri tempi, segno preoccupante di una civiltà, ha proseguito il primo cittadino, che sta perdendo la rotta dal punto di vista dei valori come la libertà e il rispetto della persona. La violenza sulle donne è una piaga sociale sulla quale non si può tacere, su cui non si può abbassare la guardia e che va combattuta. Su questi fatti efferati, ha concluso Seri, la giustizia deve essere veloce e severa. E passiamo a un altro episodio di violenza che si è consumato a Fano e che riguarda una rissa tra bande di giovani che si sono affrontate in via Nolfi. Il sindaco Seri ha convocato un tavolo tecnico con il questore, è stato superato il limite, ha detto, prenderemo provvedimenti. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Momenti di paura sabato notte scorso per una rissa in via Nolfi, nel pieno centro storico di Fano, davanti a un noto bar frequentato della zona. Erano circa le 22:15 quando dei giovani egiziani e albanesi si sono scontrati con violenza usando manganelli e addirittura una spada. Nel video, girato da un ragazzo con il proprio cellulare, si vedono all'esterno di via dei Borgogelli un gruppo di ragazzi rincorrersi e sfidarsi a colpi di manganellate. C'è chi lancia vasi, mentre uno, a terra, gli vengono scaraventati violenti pugni a raffica. Rinchiusi e inermi all'interno del bar, dei ragazzini che assistono a delle scene di vera e propria guerriglia urbana. Nel giro di poco tempo, sul posto, sono intervenute le forze dell'ordine, i carabinieri e la polizia di Fano, insieme ad un'ambulanza del 118 che ha portato uno dei giovani al pronto soccorso per delle ferite riportate. Esasperati invece i residenti che protestano per i rumori e gli schiamazzi notturni quasi ogni fine settimana, oltre ai comportamenti fuori luogo e maleducati. Oggi a dire la sua su questo brutto episodio è il sindaco di Fano Massimo Seri, che definisce questo ennesimo atto di violenza gravissimo, a tal punto da convocare un tavolo tecnico con il questore di Pesaro e Urbino. Beh, intanto diciamo che c'è un limite a tutto, la movida, i giovani devono divertirsi e siamo d'accordo, però va trovato un equilibrio, c'è un rispetto anche delle comunità in cui si vive. Lì si sono create delle situazioni dove si verificano con troppa frequenza determinati episodi, anche l'episodio di sabato scorso ha superato ogni limite. Fano è una città dove si vive bene, perché adesso poi dobbiamo tenere sempre i punti fermi, abbiamo alcune situazioni sulle quali bisogna intervenire. Proprio per questo ho chiesto un tavolo tecnico con il questore, oggi stesso ci incontreremo per ragionare sugli interventi da adottare. Poi ci sono ovviamente dei limiti di competenze, alcuni spettano ad altre istituzioni, altri a noi, per cui ci sarà un concerto e un ragionamento per intervenire, perché non possiamo più tollerare situazioni come di questo tipo. Come non possiamo tollerare anche gli imbecilli che vanno anche a imbrattare e a dove noi andiamo a investire risorse importanti e puntualmente troviamo il solito idiota che va a fare cose di questo tipo. Quindi sono due cose diverse, ma su entrambe prenderemo dei provvedimenti e poi sulle quali ci aggiorneremo. E sulla rissa oggi sono intervenute più forze politiche. Per Marta Ruggeri, capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale, è rimasto inascoltato il disagio dei residenti nella stessa zona. Ricordato Ruggeri, anche in precedenza erano stati segnalati episodi di inciviltà. Questa volta però è stato molto peggio. I residenti sopportano da tempo disturbi notturni, comportamenti incivili e i modi aggressivi di alcuni gruppi giovanili. In tutta evidenza la richiesta di aiuto non ha finora ottenuto risposte efficaci, ha dichiarato. Come insegnante tendo a sostenere che lo sforzo di educare le nuove generazioni è decisivo nel prosciugare le sacche del disagio giovanile. Resta ferma l'esigenza della giusta punizione di interventi tempestivi e risolutivi. Ancora cronaca, non sono stati fissati i funerali di Milena Lentini, la 14enne di Monbaroccio, morta dopo 4 giorni dall'incidente stradale avvenuto martedì scorso a Pontevalle. La giovane studentessa al primo anno dell'Ipsia Benelli di Pesaro stava andando a scuola insieme ad un'altra 14enne e a un 18enne alla guida dell'auto che si è schiantata contro un'altra vettura. Le condizioni di Milena erano subito apparse gravi ed era stata ricoverata all'ospedale di Torrette di Ancona, dove è morta l'altra notte. I familiari
familiari hanno acconsentito all'espianto multiplo degli organi, mentre il sindaco Emanuele Petrucci ha annunciato il lutto cittadino nella giornata dei funerali. Domani intanto nella chiesa di Monbaroccio alle ore 20 si terrà la recita del Santo Rosario per la giovane. La comunità di Talacchio invece oggi ha dato l'addio al vigile del fuoco Cinzio Scatassa, morto all'età di 59 anni dopo aver combattuto contro un male incurabile. Scatassa, caporeparto del distaccamento cinofilo regionale ed ex segretario regionale della Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, operò anche al Ponte Morandi dopo il crollo, così come in diverse operazioni di soccorso legate ai terremoti nelle Marche, in Abruzzo e in Emilia-Romagna. A suo fianco, come vediamo anche nelle foto, il cane Kira, che lo ha accompagnato in gran parte del percorso umano e professionale. Cambiamo argomento. Sono oltre un migliaio gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco per sopralluoghi e verifiche di stabilità agli edifici pubblici e privati a causa del sisma. Sia a Fano che a Pesaro sono state fatte evacuare decine di persone. Il sindaco Matteo Ricci incalza: abbiamo bisogno dello stato di emergenza. Ci hanno detto praticamente di preparare le valigie, di evacuare, lasciare le nostre abitazioni e ci posizioneranno in diversi alberghi. I danni del terremoto continuano ad emergere a distanza di giorni. A Pesaro ieri sono state sgomberate 30 persone ed è stata chiusa al traffico via Luca della Robbia per i danni post-sisma del 9 novembre. Infatti, dopo i controlli dei vigili del fuoco, è risultata pericolante e dunque a rischio crollo la grande ciminiera dell'ex fabbrica di ceramiche Molaroni. Ho visto tanti mezzi di vigili del fuoco, di vigili urbani, insomma ho avuto tanta paura perché pensavo fosse successo ancora qualcos'altro oltre giovedì, mercoledì il terremoto. E niente, mi hanno spiegato che c'è questa specie di forno dove cuocevano la ceramica, non ho capito bene, questa torre, che è pericolante e che quindi noi siamo in pericolo praticamente. Mi hanno detto subito di andare a preparare le valigie, quindi in fretta e furia vado a preparare queste valigie. Rimasto sorpreso? Sorpreso, sì, perché sinceramente sono arrivato a casa, ho visto tutto smarrato, sono rimasto un po'... A paura più che altro. No, scioccato, insomma, no? Però dai, per quanto devi lasciare la casa, ecco, dopo ho telefonato a mio figlio che mi dava... Dopo adesso è arrivato i vigili, in più i vigili del fuoco, lì è pericolante, è rischioso, allora d'altronde ho dovuto lasciare, insomma. L'assessore all'operatività Enzo Belloni e la polizia locale e la protezione civile si sono subito attivate, ha spiegato il sindaco. Abbiamo preso contatto con la soprintendenza. L'obiettivo è quello di fare smontare al più presto la torre. L'intervento è privato, quindi speriamo che venga realizzato velocemente per limitare i disagi. È stata fatta un'analisi molto accurata e attenta, sia con i droni ispettiva che con visivo. Insomma, sono arrivati con la gru praticamente sull'elemento danneggiato. E la valutazione che è stata fatta appunto dai vigili del fuoco nel primo pomeriggio è stata quella di predisporre l'evacuazione delle famiglie residenti a ridosso, insomma, del camino pericolante. E devo dire, li piazzeremo tutti all'Hotel Cesar. Intanto ci stiamo attivando anche grazie all'interessamento ovviamente dell'amministratore di condominio che ci sta dando una bella mano. Purtroppo siamo sul pezzo e questo è uno dei danni collaterali del sisma che magari fino a ieri non ci aspettavamo, invece quando le operazioni diventano un pochino più dettagliate rischiano di venire fuori simili cose, come è successo del resto ieri con la chiesa dei Cappuccini. A Fano invece sono state dichiarate inagibili una casa colonica a Caminate e parte di un appartamento in via Garibaldi, nel centro storico, mentre ad Ancona 480 alunni verranno trasferiti in altre scuole. Infatti le medie Podessi e del Pinocchio e la scuola d'infanzia 25 aprile sono inagibili. Per mesi, ha spiegato il sindaco Mancinelli su Facebook, queste sedi non potranno essere utilizzate perché necessitano di interventi significativi. Altre tre scuole, inoltre, resteranno chiuse fino a sabato 19. Le medie Marconi, la scuola d'infanzia Sabin e le elementari Savio. I monitoraggi proseguono in entrambe le province, ma d'altra parte continua a salire il numero dei danni riscontrati. Continuiamo a monitorare perché, come immaginavamo, probabilmente 20 milioni di danni non bastano, abbiamo bisogno dello stato d'emergenza, abbiamo bisogno che Regione e Governo ci aiutino perché
i danni del terremoto vengono fuori un po' alla volta, sperando ovviamente di aver passato il peggio dopo la bruttissima scossa di qualche giorno fa. Teniamoci in contatto, però come vedete anche oggi tutti gli operatori del comune sono al lavoro per garantire al massimo la sicurezza e la gestione comunque di uno sgombero che assolutamente non è facile. Invece, a proposito di scuole, alcuni genitori questa mattina hanno protestato di fronte all'Istituto Comprensivo Statale Olivieri a Pesaro perché preoccupati per la stabilità dell'edificio. Questa scuola è realmente sicura? Cioè, possiamo mandare i bambini tranquillamente a scuola? Le scosse di terremoto dei giorni scorsi hanno aumentato dubbi e preoccupazioni dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola media Olivieri a Pesaro. Questa mattina si sono radunati di fronte all'istituto, anche con cartelli, per spiegare le loro motivazioni e chiedere risposte agli organi competenti in merito alla sicurezza dell'edificio. Preoccupata e dobbiamo avere risposte e soluzioni immediate, perché purtroppo tragedie sono avvenute nelle scuole, esatto, anche in passato, e non possiamo essere i soliti fatalisti italiani che poi piangono quando le cose avvengono. A spiegare i particolari è poi stata la rappresentante della classe terza B. Il nostro movimento, ci teniamo a dirlo, non nasce oggi con le scosse di terremoto, ma nasce nel novembre del 2021, dove molti genitori hanno inviato una PEC al comune, quindi all'assessore Pozzi, al dirigente dei lavori pubblici ed altre autorità, al fine di ottenere risposte certe in merito alla sicurezza di questo istituto, che è un istituto degli anni 50, nasce come vetreria e ha subito poi ovviamente delle modifiche nel corso del tempo. Noi abbiamo appreso di questa questione in realtà da lettere inviate dal nostro preside molto prima di noi, dove si chiedevano risposte certe in merito alla sicurezza dell'immobile. Dopo la nostra lettera del novembre 2021, che non è stata riscontrata, abbiamo avuto un incontro nel luglio del 2022 con l'assessore Pozzi, l'architetto dei lavori pubblici ed altri tecnici, i quali ci hanno sostanzialmente riferito che avevano commissionato una relazione che io ho qui nelle mani, si chiama Valutazione preliminare sulla sicurezza strutturale dell'immobile, eseguita nel febbraio del 2022, e che questa relazione ci avrebbe dovuto rassicurare. Questa relazione è poi stata fatta visionare a dei nostri tecnici, i quali in realtà, più che rassicurarci, hanno aumentato le nostre preoccupazioni e perplessità. L'indice di sicurezza allo stato attuale è di circa il 16% dell'adeguamento, si legge nella relazione, dove si precisa che è necessario, tra le altre cose, prevedere un rinforzo di tutti i pilastri e delle travi maggiormente caricate. Inoltre vengono segnalati gli ammaloramenti del calcestruzzo con barre in evidenza. In consiglio di istituto, assessore e architetto ci hanno riferito che avrebbero disposto ulteriori accertamenti tecnici, il cui esito avremmo avuto entro dicembre. Siamo condati con una battuta da parte degli amministratori comunali che ci hanno detto speriamo che non arrivi il terremoto. Purtroppo il giorno dopo c'è stata la scossa che tutti abbiamo sentito. Ad oggi, ha proseguito Ada, non sappiamo né qual è l'ufficio tecnico a cui è stata commissionata la perizia, né che tipo di indagini verranno disposte sull'immobile. Intanto molti genitori hanno deciso non solo di non mandare i propri figli a scuola, ma anche di valutare un cambio di istituto. C'era il Covid, le aule sono più grandi, magari si tratta di un anno, uno temporeggia, invece poi è uscito tutto questo casino e siamo rimasti. Quale scuola sta optando? Pirandello, Rodari, ovviamente sempre in zona, perché anche per comodità. E le vede più sicure quelle? Non lo so, non ci posso mettere la mano sul fuoco, però le posso dire che questo è un edificio degli anni 50, mentre gli altri sono edifici degli anni 70, già sono 20 anni di differenza. In più gli altri sono edifici a due piani, questi sono quattro piani. Io adesso sono anche un geometra, però non sono un ingegnere, abbiamo fatto le nostre valutazioni, non è che posso mettere la mano sul fuoco di niente, sono titubante perché l'edificio è veramente vecchio. E la perizia non ci lascia tranquilli, insomma. Adesso anche la perizia non è una perizia basata su dati certi, è sempre tutto in previsione, però non siamo tranquilli. Passiamo alla maxi operazione antidroga al Parco Miralfiore a Pesaro, che ha portato a 19 misure cautelari nei confronti di 19 nigeriani e di una donna colombiana.
Era stato trasformato in una centrale di spaccio il parco Miralfiore di Pesaro, dove nella notte tra venerdì e sabato scorsi è scattata una maxi retata della polizia. L'hanno chiamata Operazione 100 Fiori, l'indagine partita nell'estate di 2 anni fa, che ha visto la questura disporre servizi straordinari di controllo, eseguiti in maniera coordinata dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale. Un'indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica che ha portato alla custodia cautelare di 19 persone per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio si tratta di 13 arresti e di 6 divieti di dimora a Pesaro, a finire nei guai tutti i giovani nigeriani eccetto una donna del Centro America. Ed è stato necessario, per poter ottenere delle misure cautelari, documentare una serie infinita di spacci che poi alla fine sono confluiti in circa 500 e oltre capi di imputazione, per poter suffragare un'ipotesi aggravata, perché il cosiddetto piccolo spaccio previsto dall'articolo 73,5 non consentiva l'applicazione di una misura della custodia cautelare in carcere. Le sostanze nel parco tendenzialmente arrivano, cioè le sostanze in città arrivano tendenzialmente in questa indagine con dei soggetti stranieri, cosiddetti ovulatori, che ingerivano ovuli contenenti sostanza stupefacente, se ne liberavano poi in città e gli ovuli venivano distribuiti ai vari pusher, alcuni dei quali li nascondevano anche all'interno del parco Miralfiore per non portarli nelle loro dimore. Tenete presente che la gran parte delle persone individuate, che sono state anche colpite da misura cautelare, non avevano una stabile dimora e dormivano in posti di fortuna, e alcuni di questi abbiamo anche rintracciati proprio all'interno di case abbandonate come scelta di vita. Gli spacciatori arrivavano ad incassare anche 800 euro al giorno e vendevano droga quotidianamente a una quarantina di persone, non solo nel parco ma anche nelle zone limitrofe come alla stazione ferroviaria. L'operazione continua, ha assicurato il dirigente della squadra mobile, perché la domanda dei tossicodipendenti, ha precisato, è sempre attiva e ci saranno sempre dei nuovi fornitori di droga che vanno intercettati e disincentivati con azioni di contrasto. Preoccupa anche l'età dei consumatori. Perché abbiamo persone ultra cinquantenni, è il caso ad esempio di qualche eroinomane che diciamo si è stabilizzato nella propria tossicodipendenza e che quindi ogni tanto va, sì, anche giornalmente, si prende la sua dose, e mantenendo una vita sociale comunque sia, lavorando, e una vita diciamo tra virgolette regolare. Ma abbiamo purtroppo riscontrato anche in alcuni casi dei giovanissimi che, attratti dalla voglia di fare esperienza, si recano al parco Miralfiore per cercare droghe, cocaina, eroina, e su quest'ultima sostanza stupefacente. E si pensa sempre allo stereotipo del tossicodipendente che se le iniette, in realtà è un grido d'allarme, bisogna lanciarlo, perché anche nei giovanissimi sta riprendendo piedi l'assunzione di eroina attraverso il fumo. L'operazione è stata definita straordinaria da Ricci e Belloni, che hanno ringraziato il questore Clemente, la sua squadra e tutte le forze dell'ordine che hanno collaborato. Il parco, hanno detto, oggi è più bello e sicuro, strategica anche la manutenzione del verde con il taglio del sottobosco sul lato di via Cimarosa, ferrovia e via Solferino. E il parco è stato oggetto di litri tra bande, anche molto aggressive, con l'utilizzo di armi bianche, proprio in relazione anche a episodi appunto connessi all'assunzione delle sostanze stupefacenti. Quindi andare a contrastare lo spaccio all'interno del parco Miralfiore vuol dire anche consentire una fruibilità serena del parco. E lo scorso anno il Comune di San Costanzo aveva presentato una richiesta per poter accedere ad un finanziamento per iniziative di prevenzione e contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti. Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Interno, è stato approvato dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con un importo di 37.500 euro. Capisaldi dell'iniziativa sono la formazione e il rafforzamento delle attività di controllo da parte della Polizia Locale. Inoltre si è pensato ad un progetto specifico per gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado Vincenzo Monti di San Costanzo. I ragazzi, grazie al contributo dello psicologo Andrea Pasquini, verranno condotti in un percorso esplicativo in tema di droghe e sulle conseguenze del consumo di tali sostanze. È stata richiesta alla prefettura la possibilità di avere la collaborazione del personale del commissariato di polizia di Fano.
Le querce di via Carloni a Pesaro sono salve. La comunicazione è arrivata al termine dell'incontro di oggi tra Comune, Autostrade per l'Italia e il Comitato Salviamo le Querce, convocato per discutere della salvaguardia degli alberi collocati a ridosso delle aree interessate dai lavori per la realizzazione della nuova circonvallazione di muraglia. Nel corso dell'ultimo mese ASPI, grazie al contributo degli uffici tecnici comunali e alla disponibilità del Comitato, ha studiato piccole modifiche progettuali che consentiranno, senza impatti sul cronoprogramma, programma dei lavori, di tutelare i 6 alberi secolari. Per la salvaguardia della cosiddetta madre quercia verrà modificata la tipologia di fondazione, così da evitare per circa 12 metri antistanti la pianta di interessarne l'apparato radicale. Solo una quercia verrà rimossa, visto che ne è stato diagnosticato un processo irreversibile di decadimento. Con il premio nazionale Enrico Mattei a Giancarlo Selci, presidente di BS Group, e con lo spettacolo In cucina dello chef Giorgione di Gambero Rosso Channel, si è chiusa con successo e con un boom di visitatori la 57esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Una grande edizione, conclusa in bellezza con la testimonianza di Selci, che ha emozionato tutto il pubblico di Teatro Conti. Sono molto contento di essere qui, ha detto commosso il fondatore di BS Group. Un premio importante che per me ha un grande significato. Ci tenevo tanto a tornare nella città dove ho giocato a calcio da ragazzo. Nel mio lavoro è contato molto impegnarsi ed è ciò che da sempre mi fa stare bene. Se devo dire cosa ci ha portato fino a qui oggi, la volontà, l'innovazione e la determinazione di essere sempre primi. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo che domani mattina alle 7 torna la nostra rassegna stampa. Occhio ai giornali. Buona serata a tutti.